Questi sono giorni sicuramente in cui in amministrazione si è soliti raccogliere le idee, cominciare a fare cronoprogrammi, scalette per l'anno che è appena iniziato, e sicuramente è anche un po' il modo per fissare le scadenze dei progetti più importanti, come dicevi. Tra questi, per ciò che riguarda il Comune di Cartoceto, c'è sicuramente il completamento e la realizzazione al tempo stesso del progetto che riguarda il Teatro del Trionfo, per il quale proprio di recente è pervenuto il decreto del Ministero della Cultura di assegnazione di 2 milioni di euro di finanziamento. Questo da un lato ci consentirà di terminare definitivamente il progetto di recupero dell'interno del teatro, e dall'altro invece ci consentirà di realizzare anche la riqualificazione dell'esterno, dando vita al primo polo performativo multisensoriale italiano, che ovviamente consentirà di avere un elemento d'attrattiva molto molto importante anche per tutto quello che è l'indotto economico che genererà. Sempre rimanendo nel capoluogo, nei primissimi mesi di quest'anno partirà sia il progetto di sistemazione definitiva di via 4 novembre, ma soprattutto sarà l'anno della definitiva sistemazione della cinta muraria, con il completamento del primo degli interventi che è già partito lo scorso anno, e soprattutto la realizzazione degli altri due interventi per circa un milione di euro. E poi, venendo alla frazione, ci sono progetti non meno importanti, perché è praticamente quasi concluso il progetto di realizzazione del nuovo centro di comunità, che vedrà da un lato spazi davvero ampi e completamente nuovi, oltre che polivalenti, dedicati soprattutto agli anziani, ma non solo, e dall'altro la nuova sede della Polizia Municipale per circa 800.000 euro. E anche questo, insomma, è un progetto che verrà finanziato non appena approvato il bilancio di previsione. Altro progetto molto importante che abbiamo in cantiere, che è la bretella stradale di collegamento tra Via della Liberazione e Via Pilone, che da un lato risolverà annosi problemi di traffico, e dall'altro invece, sono sicuro, sarà un volano economico importante per l'ulteriore trasformazione e sviluppo di nuovi comparti urbanistici. Non dimentichiamo la ciclovia del Metauro, chiamiamola così, ma che in questa prima tranche vedrà realizzato il tratto Fano-Cartoceto, perché nei primi mesi dell'anno partiranno via via i decreti di esproprio, per poi seguire tutto l'iter procedurale che porterà alla realizzazione di questa importante infrastruttura di mobilità sostenibile.